Quel ragazzo sono io. Purtroppo quel ragazzo era intollerante ai biscotti. Non è vero che sono intollerante ai biscotti, o sono intollerante al latte, o sono intollerante al cioccolato, o sono intollerante a, non so, alla benzina che ci mettete dentro. No, mi piacciono i biscotti. E cadde un silenzio imbarazzante e si fece rompere la gamba cadendo. La vecchia si spaccò la faccia perché era inciampata su una banana dell'Eurospin, però il kebab costa poco. Però la vecchia si rialzò in piedi e dopo aver preso il pollo fece causa all'Eurospin perché i prezzi del kebab erano troppo bassi. A quel punto i kebabari fecero una rivolta e nacque la rivoluzione del kebab. La rivolta arrivò fino alla Valle Incantata, dove l'unicorno parlante fece una profezia. La profezia diceva che tutti gli gnomi si sarebbero addormentati alle 8:30 di sera. La profezia diceva anche che pure le fate si sarebbero addormentate alle 8:30 di sera. Solo le streghe erano escluse dall'andare a letto alle 8:30 di sera. Le streghe e i draghi fecero party hard, power e super mega party nigga, bang bang, e i nani si sentirono un po' degli sfigi. Si scoprì che in realtà i draghi erano le streghe e le streghe erano i draghi, quindi si scambiarono le parti e i nani rimasero comunque sfigi. Allora... Le streghe sono i draghi e le draghi sono le streghe. Le streghe. Perché i folletti... Avevano fumato troppo la sera prima perché erano uberati dal lavoro di Babbo Natale e... Per rilassarsi, voglio dire, lo fanno tutti ormai, esatto. Non c'è anche niente. Anche di sera. Aspetta, vai piano, fai te, io non faccio niente a metà. Ah, ok, vabbè, allora i folletti gironzolavano fattoni e... Gironzolavano fattoni non vuol dire niente, mi parla l'italiano. Gironzolavano da fatti e vedevano cose strane. Eh sì, però... Oh, tranquillo tu. Ma comunque non era marijuana, intendiamoci, era erba gatta. Sì, ma dobbiamo fare una frase perché... Le streghe erano anche... E basta, concludiamo con... ci sono degli elfi che girano fatti e non capiscono più un c***o. I folletti vedevano tanti unicorni. E gli unicorni erano rosa e si divertivano e sognavano di correre in un prato tutti insieme. Ma in quel momento arrivò un drago che sputò fuoco su tutti gli elfi e gli unicorni. Via! Posso andare? Sì. Il suo corpo si era salvato, ma la sua anima doveva ancora andare incontro al suo destino. La sua anima capì che per potersi salvare doveva scendere, 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 fino a raggiungere l'abisso più profondo. Un abisso dal quale si sarebbe risollevata, unita al suo corpo e finalmente salva. Una volta alzatosi, prese un milkshake. Una volta terminato il suo milkshake, decise che, non ancora sazio, dovette ordinare un gran frisbee McBacon. Che buono questo frisbee McBacon, pensò. Ne vuoi uno? Se me lo offrissi, sì. E i biscotti uscirono dalla scatola e andarono tutti nella bocca. E però in quel preciso momento io stavo studiando. E nonostante lo studio, sorrido sempre. Ciao! Vai. Soprattutto quando la mattina sorge il sole. E non so perché sono qui, ma è bello. Camminare per il liceo Galilei mentre fuori c'è un bellissimo sole che mi invoglierebbe ad uscire. Ma qui dentro ci sono un sacco di belle attività, un sacco di bella gente e... Viva quelli dell'università qui accanto che gli mancano persone, se c'è qualcuno che lo vede prima andate e buon fine. Chiudi, che c***o vuol dire buon fine? È appena iniziata? La settimana del maestro la ragazza dolorante cambiò l'assorbente. Cambiò l'assorbente ma non ne aveva più con le ali. Inventato dalle donne, per te. Per me, per te, per me. Per noi, per voi. Per noi, per voi. Sono italiani. I buoi. E le marmotte tornarono a casa. Basta. Incontrarono le scimmie e fecero un bel bagnetto nell'Oceano Pacifico. Trovarono uno squalo, li mangiò e morirono. Però loro erano ciccioni, quindi lo squalo, mangiando troppo, vomitò. E lo squalo disse: io non vomito quando alzo il gomito. No, razzismo.
Amici che selfie. E lo squalo alzò il vomito e gomitò. Poi andò dal gomitologo che lo aggiustò. E il gomitologo si chiamava Bob. Puoi aggiustarlo, sì, con Bob. Saprai farlo, sì, con Bob. Anche se non disegno bene. E con la pancia piena tornò dalla sua famiglia. Si sentiva talmente gonfia che credeva di essere incinta. Infatti poi l'alieno mangia la placenta di sua madre. Perché? Perché ha fame. Ma dentro c'era suo fratello che doveva ancora nascere. Interessante fu il momento in cui il fratello, ingoiato dal tiranno, lo fece implodere da dentro. Interessante mica tanto. Comunque la storia volse a termine. E vissero tutti felici e contenti.